Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vado a mostrarvi quella che è la mia nuova giacca. Alike Expedition 3, finalmente è arrivata, finalmente è qui, dopo una lunga attesa. Quindi, se ti va, iscriviti al canale, se non ti va, si proprio in usa la black. Eccoci qua. Allora, intanto andiamo a capire il perché ho scelto questa giacca, ma prima dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo tornare addirittura ad EICMA 2021. La prima motivazione per cui sono andato ad EICMA era quella di andare a vedere le prossime moto in uscita. Chiaramente quella che mi interessava di più era sicuramente la Norden. Devo ringraziare Enduristan che ha portato la Norden in fiera perché KTM aveva scelto di non partecipare, quindi la moto da parte loro non era visionabile. E quindi, grazie a Enduristan, sono riuscito a vedere la Norden, a sedermici sopra e quindi avere almeno un'idea visiva e qualitativa della moto. Non dico di aver preso la decisione di comprarla lì, però insomma era sicuramente una prima scelta per me. Visitando tutti gli stand ad EICMA sono andato da Wheel Up e sono andato a vedere le nuove giacche, perché comunque acquistando una nuova moto volevo prendere una nuova giacca. Tra tutte le offerte che proponeva Wheel Up ho visto la nuova Expedition 3. Una giacca veramente bella, fatta bene, almeno io la ritengo così. Quindi parliamo del novembre 2021. Loro mi dissero che la giacca sarebbe stata disponibile più o meno a giugno 2022. Tra vendere la moto vecchia, acquistare la nuova, l'arrivo della moto e tutto, ho detto vabbè, bene o male, arriveremo a giugno e prenderò questa giacca nuova. In realtà, pochi giorni dopo, ho venduto la moto. E addirittura 2 settimane dopo, parliamo se non erro, 18 gennaio, 19 gennaio, ho preso la nuova moto, la Norden. Neanche 2 mesi avevo già in mano la moto nuova, però questa giacca mi aveva colpito, mi piaceva, quindi ho detto vabbè, aspettiamo, continuo con la vecchia giacca, che è questa che vedete qui, una Tornado 2, una Revit Tornado 2, che era... Ragazzi, è una giacca ottima. Revit è, secondo me, un marchio ottimo, fa ottime giacche, però chiaramente non è più idonea al mio utilizzo, in quanto comunque faccio un pochino di off-road, niente di che, però vado a farlo. Chiaramente è un 3 stagioni che però Revit dichiara 3 stagioni, ma ragazzi, fino a 0 gradi, meno 1, meno 2, questa giacca va da Dio, ci state benissimo, non sentirete freddo, nonostante tutta traforata, mettete piumino interno e non sentirete freddo, la giacca è ottima. Ha già qualche anno, adesso la vedete tutta sporca perché la dovrei ancora lavare, ma una volta lavata questa giacca torna nuova, non ha nessun difetto, nessun problema. E parliamo di 4-5 anni, nel frattempo sono usciti vari modelli, nuovi modelli. Questa mi aveva colpito perché è tutta fluo, anche troppo, però secondo me un po' di fluo bisogna portarlo. C'è anche chi ha il completo tutto nero e poi su si mette diciamo, il gilettino fluo, va benissimo, ognuno fa la scelta che ritiene migliore. Secondo me qualcosa di fluo portatelo perché oggi ragazzi gli automobilisti tra cellulare, schermi touch, quell'altro non vi vedono. Quindi cercate di mettervi qualcosa ad alta visibilità che vi aiuti un attimino a farvi vedere, a farvi notare in strada. Torniamo adesso alla giacca. Allora, prendo la moto quindi e decido di aspettare giugno. Arriva giugno, ma della giacca nessuna notizia. Allora decido di contattare Wheelup per avere informazioni in merito. Mi rispondono e mi dicono che la giacca arriverà nei negozi più o meno nella stagione autunnale. Allora, essendo a giugno, praticamente siamo già entrati nella stagione estiva. Avendo questa traforata, ho detto vabbè, continuiamo, la giacca è buona, andiamo avanti, aspettiamo l'autunno.
Arriva l'autunno e questa giacca non si vede. Arriva ECMA, addirittura presentano una nuova giacca. Gli scrivo a Will Up e dico: ma l'Expedition 3 che fine ha fatto? Loro mi dicono: arriverà a gennaio 2023. E appena arriverà, sicuramente sarai il primo a riceverla. Praticamente è passato un anno, siamo arrivati, ho aspettato fino adesso, aspettiamo. E finalmente, ragazzi, è arrivata la mia nuova giacca, a Like Expedition 3. La giacca è bellissima, ha un costo molto ragionevole. Parliamo di una giacca che non è in Gore-Tex, non è laminata, quello che volete. Però per noi comuni mortali, persone che usiamo la moto senza fare sti viaggi o ste cose assurde, secondo me è una giacca ottima. Una giacca a 4 stagioni, 3 strati. Abbiamo dentro lo strato antipioggia, antivento e abbiamo il piumino sotto. Sono tutti strati indipendenti, quindi tu puoi scegliere quale strato togliere, quale strato lasciare. L'antipioggia che attualmente è montato dentro è un inside out, nel senso che possiamo lasciarlo così dentro la giacca o staccarlo e metterlo sulla giacca, quindi usarlo come classico antipioggia che usiamo sempre. Adesso ve la mostrerò più da vicino, vado a mostrarvi anche le sue particolarità e tutto quello che offre questa giacca. Eccoci qua, ragazzi. Allora, come dicevo, la giacca è composta da 3 strati. Allora, abbiamo regolazione del collo qui, molto semplice ma molto funzionale. La giacca è la classica giacca in cordura, ma ha un trattamento idrorepellente, quindi che va a far scivolare l'acqua via. Chiaramente un pochino d'acqua l'assorbirà sicuramente, però diciamo che la base della giacca è ottima, quindi a meno che non starete ore e ore sotto l'acqua, chiaramente prendete una leggera pioggia, un po' di pioggia per tornare a casa, sicuramente non servirà mettere l'antipioggia su. Partiamo da qui da davanti, la giacca ha una tasca qui, credo non impermeabile, e abbia queste due tasche, questi due bei tasconi impermeabili. Dovrebbero essere le uniche due tasche impermeabili presenti qui davanti. Qui ha un taschino. Allora, ragazzi, volevo mostrarvi anche queste prese d'aria che ha la giacca, che praticamente la trasforma, possiamo dire, in quasi una giacca traforata. Non come questa, chiaramente, però secondo me la reazione è veramente ottima. Allora, io in questo caso ho già aperto la protezione del traforato. Basterà scendere 2 cerniere, staccare i 2 strappi qui. Addirittura o possiamo ripiegarlo e lasciarlo qui, o addirittura staccare le 2 cerniere proprio e la copertura viene via, e quindi lasciarla totalmente aperta così e praticamente diventa una traforata. Faremo la stessa cosa chiaramente da questa parte, stacchiamo le due e quindi praticamente la giacca viene qui tutta aperta. Poi abbiamo prese d'aria qui sulle maniche, abbiamo regolazioni. Due regolazioni sulle maniche, sul collo, come vi ho detto prima, e qui diciamo, sui fianchi, in maniera tale che la giacca praticamente vi vada addosso precisa. Poi abbiamo 2 bretelline sotto la giacca che andiamo a mettere sui pantaloni nel caso in cui andiamo a fare un pochino di off-road. E quindi la giacca in questa maniera rimane bella addosso, non va a muoversi più di tanto. E quindi devo dire che è un'idea abbastanza buona. Adesso devo ancora provarla, però l'idea sicuramente è ottima. Poi abbiamo tasche interne, questa credo sia impermeabile. Poi abbiamo questa bel tascone qui. Abbiamo questo lato un'altra tasca, quindi una impermeabile, una sola, credo sia proprio a misura di cellulare. Qui abbiamo poi l'antipioggia, che come vi dicevo lo possiamo eliminare e tenere da parte e metterlo sopra la giacca. E qui c'è il piumino, che devo dire molto molto carino, ha 2 tasche anche il piumino. Quindi fate un viaggio, la sera dovete uscire, avete bisogno di un giacchino simpatico per rivestirvi, per non portarvi dietro la giacca della moto, con questo piumino farete sicuramente un'ottima figura. Qui abbiamo un'altra tasca sulla manica, regolazione sui polsi. Adesso andiamo a vederla dal lato posteriore. Allora, abbiamo regolazioni qui sui fianchi che vi dicevo prima,
Oppure, chiaramente, aprire anche qui, sbottonare tutto e praticamente vedete anche qui un'uscita dell'aria da traforata possiamo dire, sia d'estate che d'inverno. Starete praticamente alla grande. E vi dico, toccarla, i materiali sono ottimi, le cerniere sono ottime, e tutto scorre bene, la giacca rimane molto bene addosso, vestibilità ottima. Abbiamo un'altra regolazione qui alla fine della giacca per stringerla sotto, quindi regolazioni da tutte le parti. Poi il colore piace tantissimo, un po' di richiamo fluo, molto molto carina. L'ultima cosa che voglio dirvi, ma non meno importante, è che questa giacca è dotata di protezioni spalle gomiti di livello 2. La novità è che queste protezioni si chiamano Easy Flex, in quanto sono veramente, veramente morbide. Potete piegarle e ripiegarle e praticamente addosso non sentirete queste protezioni. Quindi va a migliorare l'ergonomia della giacca e il vostro movimento mentre guiderete la moto. Vi faccio vedere la differenza tra le due protezioni. Questa qui ha sempre una protezione di livello 2, ma guardate qui. E quasi non riuscite tanto a piegarla. Invece questa qui praticamente, guardate, è completamente piegabile, quindi addosso non sentirete la protezione quasi per niente. Quindi è un notevole passo in avanti anche per quanto riguarda le protezioni, che comunque rimangono di un livello ottimo, ma addosso quasi non le sentirete. Il suo prezzo di listino è 379 euro, che per quello che offre questa giacca è veramente ottimo, veramente ottimo. Ragazzi, spero di avervi detto tutto su questa giacca, qualcosa sicuramente mi sarò dimenticato. Se volete avere qualche informazione che non ho citato nel video, me le scrivete nei commenti, cercherò di rispondervi il prima possibile. Noi invece ci vediamo lunedì alle 19:15 con un nuovo video qui sul canale. Ciao ragazzi!